Ciao Claudio e benvenuto su nerdando.com. È un vero onore averti come ospite e se sei d'accordo comincerei dal principio. Dipende da quale. Sì, come hai detto che ti chiami? Claudio. Claudio Andrea. Claudio Andrea. Sì, non è riportato sui documenti, ma il certificato anagrafico originale è Claudio Andrea. Ti aggiorno Wikipedia stasera, lo mettiamo, perché manca. Beh, finalmente la data di nascita è tornata a essere quella giusta. Che è 3 giorni fa. Bravissimo, tre giorni fa, grazie. Ok. Senti, è vero che hai iniziato la tua carriera di doppiatore facendo i Muppet con le calze per la tua famiglia? Sì, povera famiglia, sì. E tra l'altro dietro, sotto un tavolo che aveva un... era il più, tavolo più grosso che c'era in casa e aveva una tovaglia fatta all'uncinetto, per cui era perfettamente trasparente, per cui io stavo sotto con questi pupazzi, ma mi si vedeva completamente. Però questa cosa per me non contava, me ne sono reso conto dopo, col tempo, poco fa, 3 giorni fa più o meno, me ne sono reso conto. Non è quindi poi alla fine ti hanno spedito a fare il doppiatore, così almeno si liberavano di te. Sì, esatto, sì. Hanno detto guarda, purché ci liberi, ma il massimo era mia sorella che spero non veda mai questa intervista, se no mi dirà non è vero, invece è vero che chiaramente era nell'età in cui cominciava a uscire così, e io facevo questi spettacoli sempre nell'orario in cui ci fosse anche mio padre però era l'orario in cui mia sorella poi doveva uscire con i suoi amici, per cui era a maggior ragione incavolata quando vedeva sto spettacolino qui, che però non ricordo che durata avesse. Ho provato a chiedere ai miei ma hanno rimosso. No, posso immaginare, vedete, essendo padre posso capire. E la sigla di questi spettacolini qui era Non Stop, che era mi sta venendo in mente adesso, che era una trasmissione televisiva all'epoca di comici e c'era questo El Pasador, mi pare che si chiamasse, che cantava questa canzone Non Stop, Non Stop, Non Stop, Amanda mia, amore mio, ecco, e per me era una canzone bellissima e avevo il mangiadischi col 45 e questa era la sigla. La sigla. Chi ben comincia. Senti, mi dicono che tu nella tua vita hai fatto ingegneria. Sì. È vero? Sì, è vero, non l'ho finita però. Ok, adesso ho capito, no, perché tutti i miei più cari amici sono ingegneri ma sono insopportabili, tu no, quindi... Ma aspetta, perché parliamo solo da 3 minuti. Ah, poi. Ok, va bene, la faremo breve allora. Sì, non l'ho finita perché poi ho cominciato a andare in tournée, quindi perché facevo entrambe le cose. Ok. Perché la matematica per me... Di recente mi hanno fatto scrivere, dove sto provando uno spettacolo, e a tutti gli attori hanno fatto scrivere una frase vicino al curriculum. Perché sono tutti attori molto giovani, tutti dai 18 ai 20 anni, e la frase deve avere a che fare col motivo con cui facciamo questo lavoro. E mi hanno detto poi, vabbè, falla anche tu, essendo il vecchio della compagnia. E io ho detto grosso modo questa cosa, che io studiavo matematica perché c'era troppa fantasia nel fare l'attore e poca matematica. Però poi ho scoperto che fra gli attori c'è spesso troppa fantasia e poca matematica. Il doppiaggio, secondo me, unisce un po' queste due cose. C'è la fantasia e la matematica, che è un equilibrio perfetto. Quando c'è, è cosa buona. Quando non c'è, i doppiatori sono insopportabili per me. Quindi i doppiatori simpatici sono quelli che passano il tempo cercando di risolvere il teorema di Fermat e queste cose. Esatto, okay. Esatto, sì, con qualche equazione differenziale. Va bene. Senti, tu all'inizio hai fatto anche un po' di radio, vero? Sì. Ti manca questo medium? No, perché continuo a farlo. Ah, perfetto. Quindi... Perché lavoro tanto con la radio della Svizzera italiana, sì, da ormai più di 20 anni. E faccio varie trasmissioni, collaboro a varie trasmissioni, cioè una trasmissione per i bambini che va sia in TV sia in radio ed è sempre fatta in diretta. Ecco, a me piace la radio in diretta, ecco, poi partecipo a trasmissioni sull'opera con un carissimo amico musicologo e ad altre iniziative radiofoniche, nonché alla prosa radiofonica che lì ancora si fa, è un po' una colonia italiana che si è trasferita lì, però la si fa ancora, quindi fortunatamente non mi manca. Perché io, quando ancora facevo il teatro amatoriale da ragazzino, io andavo a una radio locale di Monza, dove abitavo allora, a presentare questi spettacoli e mi piaceva tantissimo, perché era in diretta ma prendevo la parola e mi piaceva gestire la cosa, infatti c'era questo conduttore un po' un poveraccio che non riusciva a intervenire, non so, credo che, non so se sia ancora via, secondo me se è morto è perché è morto di disperazione. No, spero che sia vivo. Insomma, tu hai fatto radio, televisione, film, doppiaggio, direzione. Qual è il mondo che ti piace di più tra tutti?
Tutti. Ma non è una frase di circostanza, perché io ho il problema che se faccio solo sempre una cosa mi annoio. Ma mi annoio nel senso che è come fare sempre lo stesso movimento. Dopo un po' ti si attrappisce un muscolo, no? Ed è innaturale. Certo. Fisicamente è facile capirlo e nel lavoro dell'attore è uguale. Io, certo che ho avuto la fortuna di cominciare in un momento in cui c'era l'imbarazzo della scelta, cioè dovevi dire, erano più i no che dicevi che i sì. Però, ed è stata una fortuna anagrafica. Però mi piace cambiare, mi piace affrontare uno spettacolo su Dante Alighieri sapendo che poi finite le prove o vado a doppiare il più brutto dei cartoni animati magari o il più bello dei telefilm, che ne so, ma mi piace poter fare questo. E la cosa che mi piace più di tutte, proprio perché amo questo lavoro, è una volta che ho finito di lavorare dimenticarmi tutto. Cioè via, la vita... Quindi dovrò tagliare un po' delle domande perché non ti ricorderai niente, quindi... No, come? Okay, va bene. Tra i molti, tu hai lavorato anche con due mostri sacri come Raimondo e Sandra. Cosa ti porti dietro di questa esperienza? Per esempio questo aspetto, l'eleganza. Fondamentalmente l'eleganza, la gentilezza di questi. Io ho avuto la fortuna di lavorare anche per poco magari, ma con tanti grandi del passato, e la costante che ho notato rispetto a tanti presunti grandi del presente è la grande, ma non dico umiltà, perché non è detto che fosse umiltà, cioè il vecchio Calindri non era per niente umile, però era elegante, era gentile. Era una persona educata, la buona educazione della scuola elementare proprio, dell'asilo. Ecco, Vianello e la Mondaini erano due persone di grande umanità, di grande... In tanti a Milano abbiamo lavorato con loro e chiunque te lo potrà dire e confermare. La grande eleganza, gentilezza, gente che appena ti vede ti dava del lei, anche se è molto più giovane, appena c'era un fuori onda scherzava, esatta, poi loro, è vera questa cosa, che come era erano sul set, erano nella vita, i consigli che ti riuscivano a dare. Io mi ricordo, feci a un certo punto tra l'altro una puntata dove avevo questo naso finto, perché era una parodia di Arancia Meccanica, e per una parte comunque relativamente piccola, parte di episodio, per cui, eppure Sandra riuscì ad arrivare lì a dirmi, fai fatica col naso finto, mi raccontava degli anni di Sbirulino, dove lei la grossa fatica era una fatica fisica a fare questa roba, banalmente perché aveva sto naso finto, grande, ma specialmente, ripeto, la grande educazione ed eleganza, a parte poi la professionalità, ma questa la vedi anche in tanti grandi attuali, esatto, però spesso non c'è l'eleganza. Va bene, ok, allora passiamo al doppiaggio, ok, la parte del leone. E giusto per rompere il ghiaccio, c'è qualche scheletro nell'armadio che vogliamo svelare? Qualche ruolo che non hai mai sopportato e che sei stato costretto a fare? Un direttore del doppiaggio che detesti, a cui manderò il video subito dopo la nostra intervista? Questo non lo posso dire, perché... però c'è. No, ma allora ti dico la verità, si capita spesso di non essere d'accordo, però secondo me l'attore, e questo mi è stato insegnato, non è scienza infusa, ma deve sposare anche una causa in cui non crede. Cioè se c'è un regista o un direttore del doppiaggio che ti fa fare qualcosa che non condividi, è tuo dovere d'attore magari discuterne, cioè io ti dico guarda, io però non sono d'accordo, ma dopo averti detto che non sono d'accordo devo riuscire a credere in quello, capire i tuoi perché. Poi sono sbagliati, secondo me, non ha importanza, ma devo capire i tuoi e farlo. Quindi tante volte dici, mamma mia, questo lo strozzerei. Quelli che farei fuori sono i non competenti. Capita spesso, e quindi gli scheletri, altro ci vorrebbe un obitorio intero, un cimitero intero, ma di gente che è messa lì e non ha le competenze. Non ci si improvvisa a fare questo lavoro. Una volta con una persona a cui però non voglio male, e che non dico il nome, ma per eleganza, appunto, mi ricordo che me la trovai a dirigere fuori e io dissi, ma perché fai questo lavoro? Tutti bisogna cominciare.
questa persona, fate conto che non, aveva, non era una, un attore barra attrice, così non sapete se era una donna o un uomo, non aveva nessuna esperienza a microfono di nessun tipo, però era messa lì da qualcun altro che evidentemente pure commetteva lo stesso errore. Ma certo che tutti bisogna cominciare, ma si comincia dall'inizio. E allora, ecco, questo mi dà molto fastidio, più che quello che magari mi sta dando delle indicazioni registiche o di doppiaggio che sia, che non condivido, ma non ha importanza, quello è un fatto di lavoro dell'attore. Invece quando c'è il non competente, ma anche quando c'è un tecnico, se lavora in televisione c'è un cameraman che non è all'altezza, o un regista in televisione che non è all'altezza, perché magari non è, in, è un bravo mixer video ma non è capace di muovere gli attori, allora no, perché magari non è colpa sua, ma c'è la persona messa al posto sbagliato. Ne approfitto, mi aggancio a questo. Tu volevi farmi tirar fuori un nome? Assolutamente, ma se no lo tiro fuori io dopo. Sì, ma ci arriviamo, okay. No, mi aggancio a questo discorso invece per un altro punto che mi interessa molto. Sì. Capita soprattutto nel doppiaggio dei film d'animazione, soprattutto negli ultimi 10-15 anni, mm-hmm. di vedere dei nomi in cartelloni di non attori, ma celebri in quel preciso momento storico, sì, in Italia, sì, i famosi talent. Possiamo citarne uno? No, beh, adesso. No, no, ma citiamoli, perché tanto io ricordo quello che io andrò all'inferno avendo detto tutto quello che pensavo. Okay. Tutti gli altri gironi io ci posso andare, ma non in quello dei bugiardi. Quindi. Va benissimo. Io ricordo ad esempio di aver visto un servizio sul doppiaggio di Rio. Un cartone, sì. Su un film d'animazione sui pappagalli, sì, e il personaggio, sì, del cane, sì, è interpretato, sì, da Cos'è Altafini, che ovviamente non fa il suo lavoro. Non fa il suo lavoro. E ricordo durante il documentario girato nel backstage delle difficoltà di quest'uomo che implorava il direttore, cioè, cosa devo fare, come ne usciamo, no? Lui molto, in maniera molto umile, appunto, molto semplice. Ecco, volevo chiedere, ti è capitato di dover lavorare con... Mi è capitato, sì, indirettamente. Ci fu una puntata di SpongeBob nella quale un personaggio, assolutamente di contorno, ma credo poco per uno scherzo là o per un giochetto, era stato fatto in inglese da Johnny Depp. Il surfista. Bravissimo. E in origine io lo sentivo in cuffia, dato non era neanche niente di speciale, faceva giustamente, doveva fare solo un surfista, e non è che ha, come tanti doppiatori in Italia, non ha sovrapposto se stesso al personaggio, ha fatto il surfista di un cartone animato. Ora, dovendo chiaramente mettere il talent della situazione, cioè un personaggio famoso della situazione, che faccio? Ci metto un attore? No, e fu chiamato questo Vaporidis. Ah, sì. E ricordo una situazione bislacca, perché lui chiaramente faceva fatica, il direttore del doppiaggio, che allora su quella serie era Danti, impazziva. E allora lì dici, ma non è colpa di lui perché l'hanno messo a fare questa cosa. E io rispondo, ma non ti hanno obbligato, cioè, tu hai accettato di farlo. Quindi forse, secondo me, non è l'errore, come spesso si dice, non è Nickelodeon che ha deciso di fare, no. Cosa c'entra? Hanno avuto un'idea. E poi però deve essere il professionista serio, è anche quello che dice, no, io questa cosa non posso farla. Adesso io, Vaporizzi, credo faccia dei film, o ha fatto dei film, con un bellissimo volto, va bene, faccia quello, perché se tu adesso mi dici, senti, mi aggiusti questa cinepresa, no, non sono capace. E non è che ti dico, e tu mi dici, ma ti do 20.000 euro. E non è che ti dico, oh, allora l'aggiusto. No, perché non è il mio lavoro. E per qualunque mestiere è ovvio che uno non si mette a riparare lavatrici perché in realtà fa un altro mestiere, no? È chiaro, vale per tutti. Per l'attore invece si dà per scontato che, ma devi recitare, allora lo possono far tutti. Non è vero, men che meno poi in un recitare così tecnico come il doppiaggio. Senti, ti è mai capitato di... Vaporidis, spero che non sai scrivere, a parte che non mi becchi su internet perché non ci sono, però è tutto rispetto, ma delle professioni, insomma. Senti, ti è mai capitato di trovarti in imbarazzo di fronte delle battute, dire no, io questa cosa non la dico, non la voglio dire, non mi piace? No.
No, mai, sempre. Non, mi trovo in imbarazzo quando l'italiano non è scritto bene, ma non perché è sgrammaticato, perché spesso nella fretta del doppiaggio. L'adattamento, che è il lavoro più difficile, essendo fan di fretta, non è scritto in italiano che scorra. L'italiano si è un po' perso, cioè si confonde l'italiano parlato con l'italiano sgrammaticato, l'italiano brutto, scritto male. No, l'italiano parlato, come tutte le lingue, ha una versione parlata, per cui la costruzione grammaticale è diversa da quella che può essere quella che c'è su una frase scritta di un libro. E quando vedi questo tipo di italiano e tu devi dire quella cosa e fai fatica a dirla perché non scorre, questo mi dà fastidio. Ma non che nel contenuto ci fosse, io ho doppiato anche le cose più orride, più vietate ai minori, tutto fatto, da quello a no, ma tutto, per me si fa tutto. Ecco, veniamo, visto che non l'hai nominato, ma lo nomino io, veniamo alla nota dolente, che è il doppiagese. Il doppiagese. Insomma, come giustamente hai detto, la difficoltà grossa, lo diceva anche Tonino Accoll, per intenderci, è nel trovare... Ecco, uno che sapeva scrivere. Trovare il compromesso sul... Lui diceva, non viene dato molta importanza al lavoro del doppiaggio, ma non a quello dell'adattamento dei testi. E invece è la cosa principe, e lui era principe in questo. In altre cose meno, ma in questo sì. Ecco. Nel senso che... dimmi cosa ho interrotto, no, scusa. Nel senso... No, tranquillo. Finirò l'inferno anch'io per quello che sto per dire, perché l'Accademia della Crusca mi condannerebbe a 10.000 anni, però il doppiagese non sta introducendo dei neologismi, soprattutto tra i giovani, che diventano poi lingua parlata normale? Sì, è un po' un canale che passa da una parte all'altra, è anche vero il contrario. E appunto, ma anche il linguaggio parlato nel doppiaggio spesso va a pescare in un pessimo italiano, che è per esempio quello della rete, e succede. Ma la cosa peggiore, comunque, questo succedeva anche prima che ci fosse questa diffusione, appunto, della comunicazione in rete. Quando ho cominciato io non era così, ma c'era lo stesso problema del brutto italiano parlato, e il doppiagese è dovuto per lo più alla fretta con cui si lavora. Però in tempi recenti sto notando una cosa che mi dispiace, più che darmi fastidio mi dispiace, e cioè che sento tanti giovani attori, cioè giovane può anche essere uno che comincia a doppiare a 50 anni, intendiamoci, ma cioè che è nuovo a quell'attività e che copia la cantilena del doppiaggio in fretta fatto da un grande che però va dovendo lavorare con grande ritmo e in grande fretta, insomma, magari casca come tutti noi in una cantilena doppiaggese. È copiare, prendere quello come modello. No, è vero che questo è un lavoro di furto, per cui io devo sempre rubare. E dobbiamo continuare a farlo da chi è bravo a fare una certa cosa, ma non nel senso che devo copiarlo, devo saper analizzare come ha fatto quello lì a fare quella cosa là, come ha raggiunto quell'obiettivo, allora lo studio e lo copio, ma non copio la cantilena doppiaggese. Tante anche attori giovani, se voi sentite un 20-30enne in onda in un telefilm, parlano tutti, spesso, non sempre grazie a Dio, se no, ma tutti allo stesso modo. È vero. E questo peccato. È vero che se ci fosse più la possibilità di stare più attenti a questo aspetto, e in questo senso ci vorrebbe più tempo, però anche tutti noi dobbiamo essere anche disposti e già lo facciamo, a pigliar meno soldi, ma a dedicare più tempo a correggere questo rischio. Tutti, ma io mi metto per primo, non è un'accusa ad altri. Restiamo legati ai neologismi, la cito perché non sarei mai in grado di dirla a memoria, è tutto tu, eh? Nella vita niente e ogni cosa è possimpibile. Questo è chi è? L'adattamento è di Luca Sandri, credo, perché la serie l'aveva tutta adattata a lui. Sì, è Barney Stinson. Il mio dubbio, io ascoltando questa battuta che è abbastanza folgorante, in realtà era un po' più ampia ed era molto divertente, mi sono chiesto com'era in inglese, cioè l'originale. Come si fa a inventare un Adesso io lo ricordo poco, però ecco,
Luca è uno dei, delle eccellenze sull'adattamento e non solo su quello, e come in tutti i casi simili di neologismi in questa serie, ricalcavano la versione inglese. A volte poi devi fare una cosa, o lavori proprio sulla parola, adesso non mi ricordo questa nel caso specifico, ma vuol dire che c'era sicuramente un termine analogamente distorto e quindi un analogo neologismo, oppure devi adattare in modo tale da ottenere lo stesso effetto. Faccio un esempio, se c'è un personaggio che viene chiamato in un certo nome e quel nome in inglese significa una certa cosa, vuol dire che lo spettatore inglese sente quel nome, è vero che lo riferisce a una persona reale, ma lo associa a come se tu ti chiamassi Imbuto, no? E che lo spettatore sente, quello là si chiama Imbuto e fa ridere, no? Allora io chiaramente devo inventarmi qualcosa che all'ascoltatore italiano faccia lo stesso effetto che fa all'ascoltatore inglese. Questo è un altro problema e che spesso porta, per esempio, alla creazione di neologismi. Poi i problemi che ci sono stati con Harry Potter e i cognomi tradotti, ecco, con errore madornale su Silente. Silente, esatto, sì, che era Dumbledore, che vuol dire, e invece è stato tradotto come il contrario. Lì poi adesso non bisognerebbe chiedere a Francesco Vairano, credo l'avesse fatto, no? Bisognerebbe chiedere a lui, che è un altro maestro in queste cose, ma probabilmente poi sei lì, non è solo l'adattatore, perché poi c'è il cliente, e nel caso dei film di circuito cinematografico ci sono una serie di controlli sui testi. E ci mettono mano dall'America a qui non so quante persone, per cui magari poi è una soluzione che sta a metà tra altre soluzioni, che tra quella giustissima in assoluto e a quella che magari faceva comodo per vendere il giocattolo. Guarda, ci sono tante di quelle cose. A volte, per esempio, non puoi tradurre proprio perché è previsto un merchandising, per cui il giocattolo riporta il nome inglese e non viene tradotto. Il giocattolo è quello per tutta l'Europa, faccio per dire. E allora chiaramente non puoi cambiare il nome, se non è strano. Ci sono tante cose, quindi anche dietro l'errore a volte c'è un motivo. Non so questo nel caso specifico, però insomma. Chiedete a Francesco Vairano. Chiedi che rispondi. sempre su Barney, giusto per chiudere l'argomento serial. How I Met Your Mother è durato 9 anni ed è arrivato alla conclusione. Cosa vuol dire salutare un personaggio del genere? Dolore. È un addio. Sì, è un po' come quando finisce lo spettacolo. Io quando finisce, c'è l'ultima replica di uno spettacolo, non voglio vedere le scene smontate. Devo andarmene via. E appunto, è quella cosa che dicevo scherzosamente prima, la cosa più importante per me è girare la chiave e dimenticare tutto. Perché sennò non sopravvivi a questo lavoro. Perché è tutto un continuo innamorarsi. E sappiamo che se ci innamoriamo, la fine di un amore è sempre dolorosa. Però è necessario che mi innamori tutte le volte che lavoro, e se ogni volta devo lasciarmi poi però da quella cosa lì, quindi devo trovare il modo di girare la chiave. E questo è stato uno dei tanti casi, ci siamo scambiati un po' di messaggi, nel caso specifico sì, io, Novara e Sandri. È così, è la vita. Basta. Anche se il finale... No, grazie, sono a posto. Mi hanno offerto l'acqua dietro le quinte. Questa la tagliamo? No, la teniamo. Sì, poi lì nel caso specifico era attutita dal fatto che il finale, come qualunque finale, non era all'altezza in fondo, ma perché ovvio, se tu li tieni in attesa per così tanto tempo, qualunque finale sarebbe stato deludente, ma faceva parte del gioco in fondo. Come con Lost? Un po' la sì. Certo. Senti, allora, il pubblico, cioè noi esseri comuni, esseri mortali, abbiamo... Anch'io sono pubblico. Ma tu sei pubblico in un altro senso. Noi abbiamo un'immagine del mondo del doppiaggio che ci arriva, è stata veicolata in maniera simpatica da Aldo Giovanni Giacomo in Chiedete Sono Felice. Film, sì. Cioè, funziona così? Cioè, posso venire dato Siri in uno dei tuoi film, per intenderci?
come Giacomino. Sì. Sì, di fatto sì, è così. Sì, poi, sai, un po' di tempo fa si cominciava effettivamente stando in sala, seguendo il turno, poi cominciando con piccolissime cose. Quindi era... C'era il colpo di tosse, poi uscivi. Sì, ma ancora oggi, sai, si arriva per esempio alla fine quando fai il controllo per vedere se è stato fatto tutto prima di mandarlo in sincronizzazione, ok? Che poi ti accorgi che manca, ah, quello là respirava qui, ma non possiamo mica chiamare l'attore per fargli fare un respiro, dai, vai dentro. Va dentro chiunque a far battute, battutina che manca, la cosa succede. Come se ricordo bene Carlo Valli in Scream, che fece la voce dell'assassino per un puro caso, perché mancava un buco. Se ricordo bene. Sì, sì, ma guarda, è pieno di casi. Poi ci sarebbe tutta la caccia al doppione, no? Quanti personaggi ha fatto quell'attore in quel film, o in quel telefilm, o in quel cartone, è divertentissimo. Adesso ci arriviamo anche sui videogiochi, perché c'è questa problematica delle voci multiple. Un'ultima domanda sul doppiaggio in generale, visto che ho citato un altro personaggio. Che differenza c'è tra un doppiaggio eseguito a Roma e uno a Milano? Nel risultato finale dipende. Se è fatto in serie, nessuna. Nessuna. La differenza fondamentale tra Roma e Milano è che a Milano ci sono molti, molti meno attori che a Roma. E quindi c'è un parco voci molto più ampio. E quando io devo costruire una squadra di calcio e ho tutta la Lombardia, ho un bacino. Se io sono invece, in Umbria, ho poca gente, no? Quindi è proprio un fatto di calcolo delle probabilità. Non è, poi chiaramente ci sono abitudini diverse, c'è la lingua, si parte da una lingua diversa, cioè, e che comporta poi appoggi sulle frasi più scontati per loro e viceversa. Ma questo è solo un fatto di abitudine, perché non c'è un modo per doppiare, ci sono mille modi per recitare. Io su questa cosa non transigo, quindi quando dico quello è fatto a Roma, sì, lo riconosci perché ci sono vizi diversi. E, poi, detto questo, a parità di tempi di lavorazione non cambia assolutamente nulla. Okay. Cioè, ci sono modi diversi di lavorare. E poi l'altra differenza fondamentale, ma che non credo sia interessante per noi, è la storia imprenditoriale di Roma, che ha caratteristiche completamente diverse. L'importanza nella storia imprenditoriale milanese, solo in tempi recenti la figura dell'attore è stata più avvicinata alla committenza, quindi a chi mi chiede di fare il lavoro, per cui è più sostanzialmente si dà più importanza all'attore. Spesso nella storia dell'imprenditoria milanese non era così, c'era un po' un distacco tra i clienti, tra virgolette, e i lavoratori. A Roma non è così, non c'è questa distanza, ma è una storia diversa, non so se sia meglio l'una o l'altra. C'è del buono nell'una, buono nell'altra. Oggi sono di un democratico che mi faccio schifo. Non so cosa mi è successo. Sarà il vento, fuori, non lo so. Va bene, passiamo ai videogiochi. Qua ne ho una selezione. sono i miei, cioè, vabbè. Domanda bruciapelo: perché fai sempre il cattivo? Perché me lo fanno fare. Ma ti piace? Sì. 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 E beh, sempre, lo dicevo fuori onda prima a una bimba che adesso è scomparsa, ma è sempre più difficile. Fare chi è più simile a te, non è che se uno appunto ride sempre, allora è facile per lui fare quello che ride sempre, non è mica vero, e questo sto dicendo quindi che sono molto buono. Allora, parliamo di Far Cry 4, che è l'ultimo grosso titolo uscito a novembre dello scorso anno. Tu fai il villain del gioco, Pagan Min, che è un uomo di una crudeltà e di una... è uno psicopatico, dice delle cose tremende, però gliele fai dire con una voce pacata, tranquilla, dolce, mai sopra le righe. Cosa ti ricordi di questo personaggio? Questo aspetto. Tra l'altro anche in originale è molto bravo. E io ho ricalcato, ci ho provato, mi sono arrivate voci, perché io poi non navigando frequentemente in rete di critiche, di cose, che mi sto benissimo, anzi, continuate a farlo, perché le voci critiche sono la cosa fondamentale che tiene in vita un'attività, e quindi anche chi ha criticato negativamente la cosa che ho fatto, non so in che termini, ma ben venga. E quello che posso dire è che...
era così, così anche in originale, ma lo potete verificare. Poi è chiaro che quando hai una lingua diversa, non è detto che se in originale c'è un certo tipo di voce, tu quella stessa tipo di voce si incolli poi, no? Con un'altra lingua sulla stessa faccia, magari con un'altra lingua ci vuole una voce diversa. Devo dire che mi piacciono questi cattivi, quelli che per dire ti ammazzo te lo dicono sorridendo, mi piacciono di più e mi fanno più paura di quelli che dicono ti ammazzo, ho già capito. Quando appena fai così ho già capito, potresti fare solo invece se ti sorrido adesso vengo lì e ti ammazzo, mi fa più paura, decisamente. E lui è un po' così. Vabbè, è così. La registrazione privata con questa espressione. Esatto, okay. Io non mi assumo responsabilità delle conseguenze di questa registrazione. Va bene, comunque posso confessartelo, alla fine del gioco ti ho ammazzato. Va bene. Ma chi è che mi ha detto di... È stato un tizio con cui ho fatto una cosa che non c'entra niente con questo settore, che un giorno mi ha chiamato in piena notte. Lui è uno che fa l'air guitar, sai, questi che... E avevo fatto con lui uno spettacolo, Alessandro si chiama, bravissimo ragazzo, un pazzo vero ma pazzo sano. Ho fatto con lui una cosa in teatro e insomma questo qua mi ha chiamato in piena notte dicendo: Claudio, ti ho appena ucciso. Io ho contato fino a 10 prima di dire aspetta, però è successa davvero questa cosa. Tra l'altro questo gioco, come ormai molti, soprattutto se hanno un certo spessore, danno trame diverse, per cui ci saranno delle linee di battute che i giocatori non sentiranno mai. Tu hai recitato con lo stesso impegno, per cui io, perché non lo rigioco da capo ovviamente, e non è seccante sta cosa. No, no, e beh, fa parte del videogioco, sappiamo che è quello, ma adesso te ne rendi poi meno conto perché... La lavorazione tecnica è completamente diversa, perché tu registri una serie di file, spesso hai il riferimento audio originale, ma raramente il video, per come viene fatta questa lavorazione, e spesso hai delle indicazioni che un po' ti vengono date da chi ti dirige fuori, un po' sono indicate nel copione, e a volte però ci sono degli errori, oppure non è chiaro in che momento, cioè io dico tre battute, non è detto che siano conseguenziali queste battute, quindi a volte anche, ecco, infatti quando spesso ci sono delle critiche giuste su questo dialogo ma fa schifo, però queste critiche andrebbero spesso rivolte, ma neanche all'azienda che ha fatto il doppiaggio, ma a monte, a come è stata fatta la post-produzione, la preparazione proprio dell'edizione di quel gioco. Non è un problema del doppiaggio, né del doppiatore, né del direttore del doppiaggio o dell'azienda che fa, della ditta di doppiaggio che si è occupata di quel videogioco. Questo lo dico non per bloccare le critiche, ma per occhio a chi le rivolgete, perché... Ma questo è importante, perché effettivamente il modo in cui viene approcciato il doppiaggio ai videogiochi fa sentire i consumatori come un cliente di serie B in confronto al consumatore di una serie TV, mentre invece c'è una grandissima richiesta ed esigenza da parte dei gamer che vogliono avere un doppiaggio in cui un personaggio non cambia tre voci durante una frase, purtroppo in alcuni titoli. E questo è un esempio, infatti, è una giustissima critica, ma è solo questione di budget, di soldi, quindi a casa di doppiaggio, adesso non è il mio lavoro, non sono un imprenditore, ma insomma se tu vieni da me e mi dici io devo fare l'edizione italiana di questo gioco e mi dai 1.000 euro e io con quei 1.000 euro magari mi ritrovo un gioco con 2.000 personaggi, che devo fare? Quindi è un problema a monte, cioè non dipende dalle case di doppiaggio, non dipende da questo. Può dipendere, poi è chiaro che no, io faccio la gara, accetto un preventivo basso, invece non dovevo accettare il preventivo basso, però insomma sono problemi comunque che non riguardano i doppiatori, purtroppo non dipende da noi. Sono d'accordissimo sul fatto che sarebbe bello poter anche chiamare un attore anche solo per fare un passante, poterlo fare, sì. Effettivamente ormai i giocatori si dividono in due categorie, quelli che dicono il doppiaggio fa schifo a prescindere, senza problemi, e vanno considerati, ma dirò dopo perché. E l'altra metà che dice se non è localizzato in italiano non lo compro, cioè non importa se c'è qualche errore, però lo voglio in italiano perché in inglese non lo voglio seguire. Sì, sono due fenomeni culturali
Ma secondo me è della stessa natura, cioè c'è la necessità di, se, come pure nell'utilizzatore, quello che guarda, che si scarica il telefilm in lingua originale con i sottotitoli dai vari siti, pur di vederlo. Ma vedete, davvero, però in questo caso si capisce bene perché non si deve fare, perché così facendo è chiaro che poi il preventivo per un'edizione italiana sarà sempre più basso, è ovvio, anche a me piacerebbe vedere, ma non bisogna avere fretta di consumare l'arte in qualunque sua forma vera, e tutti noi crediamo, chi il videogioco, chi il film d'autore, è convinto che sia arte. Non so dove stia la verità, ma c'è solo una cosa che stabilisce la verità dell'arte, il tempo. Non possiamo giocarci l'arte in qualunque sua forma, con la fretta. Quando vedo le code per il telefonino, mi fanno veramente una tristezza infinita, perché è voluto da altri, sapete, non siamo noi che lo vogliamo. Adesso mi sembra di essere predicatore, però è vero, è questa cosa, e quindi quello che smania per l'edizione italiana o quello che smania per l'edizione inglese hanno lo stesso bisogno di contatto vero con questo prodotto a cui tengono, questa forma d'arte, adesso mi prenderete in giro che dico arte parlando di un videogioco, ma non c'entra, voi no, tanti altri sì, e lo dice uno, io non ho mai giocato con un videogioco, una volta sola mi hanno illustrato, ma non sono un utilizzatore di videogiochi, ma non c'entra nulla, ma partecipo a quella cosa perché è comunque ha a che fare anche con la mia arte, è chiaro che è un'arte riflessa quella dell'attore, però è pur sempre un ambito artistico, metteteci tutte le virgolette che volete, ma è così. Assolutamente. Quindi non sei un gamer e non ti ascolti mai giocando? No, mi fanno ascoltare, ma poi chiaramente ci sono i colleghi. Di recente qualcuno mi ha fatto gli auguri per il mio compleanno e mi ha scritto, ma quanto tempo, cosa aspetti a metterti anche tu su WhatsApp? Neanche mio nonno usa più gli SMS. Io non ti ho risposto a questo messaggio, perché o ti mandavo a quel paese, ma ti voglio troppo bene, oppure tuo nonno è una persona molto saggia, innanzitutto. Poi perché non, se posso farne a meno, faccio a meno, non c'è un motivo di rifiuto. A me piace molto la tecnologia, ma in altri settori, che c'entra? Senti, c'è un gioco che hai doppiato che ti è rimasto particolarmente impresso? O un progetto altri Guarda, videogiochi? C'è una cosa a cui sono molto affezionato, che è il primo, che forse il primo doppiaggio di videogioco grosso, che fu questo Gabriel Knight, che facevo, ecco, lì era come doppiare 9 film, ci c'era ancora il supporto magnetico, per cui è stata una cosa in una ditta che poi è diventata una delle 3 forti case di che si occupano di doppiaggio dei videogiochi. È un'esperienza che ricordo con spirito pionieristico, e tutti coloro che parteciparono a quel progetto se lo ricordano ancora con grande affetto, perché era una cosa veramente nuova, lavorando di notte, una roba perché era una cosa lunghissima, e si lavorava solo su video, era tutto diverso, c'erano tempi che oggi sarebbero improponibili, e quindi questo lo ricordo con grande affetto per quello. È chiaro che per un fatto mi sono affezionato nel tempo al comandante Shepard, ma sì, perché è come quando frequenti una persona che non capisci, ma vabbè, la devo frequentare, alla fine ti affezioni. Tra l'altro quello è un personaggio che hai diviso con... Ecco, appunto, e poi è legato, infatti, a un momento particolarmente duro della mia vita, per cui... tu dicevi della Massironi. Sì. Ah no, sì, appunto, c'era questo gemellaggio con Cinzia, che era sempre molto divertente, perché ogni tanto poi, quando c'erano delle cose non chiare, appunto, nella traduzione o nell'originale, così, spesso uno andava a sentire i file dell'altro, per cui... Poi Cinzia, persona che adoro, per cui era molto bello questo, anche se poi abbiamo lavorato sempre in sale separate, ovviamente non è che abbiamo lavorato insieme in quel contesto, ma dicevo, no, è legato poi anche a un fatto, a un certo punto della mia vita, per cui durante la lavorazione della seconda serie, mi pare, io sono stato fermo per 5 mesi perché ho avuto un incidente stradale,
E quindi, insomma, mi ricordo la grande eleganza dello studio che era Synthesis, che come tutti coloro che dovettero sostituirmi, che mi venivano a dire in ospedale, ci dispiace ma dobbiamo andare avanti, dobbiamo sostituirti, e questa è una cosa che oggi è rara e mi ha molto colpito, perché io adesso ho citato Synthesis perché stiamo parlando del videogioco, ma ce ne sono stati appunto dalla succitata Nickelodeon a tanti altri case di doppiaggio o clienti che si dispiacevano del fatto che dovevano sostituirmi. Io dicevo, ma ci mancherebbe altro, la mia unica preoccupazione in quel momento era legata a riuscire a riprendere a camminare. E quindi aveva, però ecco, una cosa molto bella, e quindi quel gioco è associato poi a un certo numero di persone che mi sono state molto vicine, per cui. Beh, bisogna dire comunque che effettivamente una volta che una voce, soprattutto ha già dei videogiochi, ma quando in una serie c'è un personaggio ricorrente, una voce per un motivo o per l'altro cambia. Abbiamo citato Tonino Accolla, che chiaramente è stato... Beh, perché ci abituiamo a sentire... È diventato, cioè per il fruitore italiano la voce è quella, e tante volte il doppiatore è lo stesso, ma il personaggio è diverso e uno nemmeno collega, perché ormai è una dicotomia totale con il suo personaggio. Ci sono casi di non di forza maggiore, come quello di Tonino Accolla, in cui invece la voce viene cambiata lo stesso. Io ad esempio ricordo Star Trek, la serie Deep Space Nine, in cui le prime tre stagioni sono state doppiate da un team e le altre quattro è da cambiata, un altro team. Sì, esatto. Ed è disarmante. Sì, non c'è più questo stretto legame tra la voce, e lì è il cliente, è il distributore o non so chi, o comunque chi ha in mano il lavoro, spesso non è la casa di doppiaggio, appunto, che può imporre che quel personaggio sia doppiato dall'attore che l'ha sempre fatto. Non c'è più spesso questa cosa qui, per cui poi magari cambia la società, l'appalto lo vince un'altra società, e quindi cambia le voci, perché magari, che ne so, succedevano, magari il lavoro andava a una cooperativa che aveva altra gente per le mani e lavoravano quelli. Sono tante dinamiche che non hanno niente a che fare con i meriti artistici. Poi magari anche il secondo cast merita quanto il primo, ma giustamente noi siamo abituati. Sì, lo stacco che... Sì, beh, lo so, io lo stesso... Neil Patrick Harris non l'ho doppiato sempre io, ha fatto anche dei film, a volte l'ho doppiato io, a volte no, e così, insomma, poi non è detto che sia meglio o peggio, oggi purtroppo è così, perché tal film è stato gestito da una società che non ha ritenuto di dover chiamare me, che l'ho doppiato nella serie che l'ha reso popolare, perché non lo so io, perché bisognerebbe chiedere a loro, perché gli sto antipatico, non li conosco, non so neanche chi siano, non so, o perché chiamare un attore può costare di più o di meno, non lo so, sono mille i motivi, ma l'importante è che sia fatto bene quel lavoro lì. Hai mai incontrato qualcuno che hai doppiato? Una volta. Un attore che non penserai che io abbia mai doppiato. Aia. Cioè, allora, faccio la premessa così ti tengo in attesa. Anni fa noi doppiammo due puntate di Attenti a quei due, che era una serie degli anni 70 con Roger Moore e Tony Curtis, che non erano stati doppiati perché erano stati censurati in Italia, perché parlavano, insomma, veniva fuori che l'Italia era tutta mafia, la politica con la mafia, cioè, e allora la censura era pesante ed erano stati, non erano stati nemmeno doppiati. Poi decisero di ripubblicare Attenti a quei due, non so se andarono in onda o non mi ricordo, fatto sta che c'è andato a doppiare, però c'erano due episodi in inglese. All'epoca sia Locchi sia Barbetti erano già morti, o forse Barbetti non era morto ma non poteva più farlo, e chiamarono me e Massimiliano Lotti a fare rispettivamente
Roger Moore e Tony Curtis. E io un giorno tornavo da Ischia, lo ricordo perché avevo la macchina che era un leccamaio di bagagli, una cosa schifosa, e ci fermammo nel Monferrato, perché facevamo una strada, a mangiare, c'è un agriturismo, una specie di fattoria, ci fermammo lì a mangiare, e sotto questo pergolato c'erano questi due signori anziani con due robe di birra così. E la persona che era con me dice: ma quello è Roger Moore, si fa, cioè io sono Peppino di Filippo, guardo, era Roger Moore, e lui con la moglie, lì belli anche alticci, insomma, e a quel punto per la prima unica volta nella mia vita mi sono avvicinato e ho detto: scusi, ma lei è Roger Moore? Ed era lui, e allora gli raccontai brevemente questo fatto, che l'avevo doppiato lui 40 anni prima, ma insomma... Ecco, è stata una cosa molto piacevole. Ecco, questa cosa mi dà l'occasione di chiederti un tuo parere, però personale stavolta, proprio sulla casistica che c'è spesso in Italia del censurare, se non pezzi interi, delle scene. Ci sono molti film, ricordo ad esempio Il Grande Dittatore, in cui le scene della moglie di Napoloni, che era chiaramente la parodia di Mussolini, vengono tagliate perché faceva brutta figura. E nell'ultima riedizione di qualche anno fa sono state reintrodotte, ma con voci diverse, quindi non c'è Oreste Lionello che fa Adenoid Inkel, e anche le altre voci sono tutte diverse, quindi c'è una scena del dittatore che esce al balcone, parla con il suo compagno, cambia la voce, torna dentro, ritorna alla voce originale, è un po' disarmante, come dicevamo prima. Altri casi, ad esempio, ne ricordo un altro, che è Blues Brother, che venne tagliato, non censurato, ma semplicemente tagliato perché era troppo lungo. Nell'edizione DVD uscita in Italia sono state reintrodotte le scene tagliate, ma sono rimaste in inglese. Questo succede. Com'è meglio, secondo te? Ma non potendo riavere doppiatori originali, Sì, beh, ovvio, sì, perché sennò... Ma io con la tecnologia che c'è oggi... noi dovremmo avere la possibilità di scegliere. Cioè, oggi la televisione, anche solo l'utilizzo televisivo, ci può permettere di scegliere come ascoltare il film, e devo poterlo scegliere. Cioè, in questo film ci sono delle scene aggiunte o delle scene con altre voci, lo segnalo e scelgo io con l'opportuno tastino. Oggi sappiamo che tecnologicamente sono una sciocchezza, e devo poter scegliere. Io delle due preferisco che le scene rimangano in originale con il sottotitolo, così adesso mi amerete tutti, cari colleghi, ma in certi casi no, secondo me non ci sta. E tu cosa preferisci? Io preferisco l'inglese. Ah, vedi. Da qualche anno, soprattutto quando lo capisco, preferisco l'inglese. Sì, perché poi storicamente, non so, perché è come un restauro, no? È segnalato il restauro. Se io, a volte succede, no? Cioè, magari il dipinto è sano in un certo punto, poi in un altro punto è grigio perché non è rimasto più niente, magari viene fatta la traccia di che disegno c'era sotto, però è dichiarato, non so come dire, è un po' la stessa cosa. Io devo dichiarare che lì non è stato possibile farlo. D'accordissimo. Ultima domanda. Questa è una curiosità mia stavolta. Dunque, abbiamo detto prima che hai fatto un sacco di volte il cattivo. Ecco, a chi è venuto in mente di chiederti di farti fare una spugna gialla che a Nickelodeon? No, io voglio quello perché fa il cattivo e quindi voglio che mi faccia SpongeBob. Ma quando fecero ci fecero fare i provini, tra l'altro credo che abbiano deciso negli Stati Uniti, sai, nessun italofono credo che abbia deciso all'epoca. E ci fecero mandare poi curriculum foto. Mi ricordo che si doppiava appunto in Merak, e allora c'era Cipo Barcellini, che era responsabile, il proprietario della ditta, il quale scherza sempre molto, mi invitò anche a dammi anche il numero di scarpa, che non si sa mai, a loro potrebbe interessare.
Ma l'hanno deciso là, proprio sul fatto timbrico, credo, che poi sì, credo che come sempre quando scelgono. Poi era un periodo in cui, adesso non più, grazie a Dio, ma tutto quello che doppiavi doveva matchare, come si dice, molto con la voce originale, cioè io devo poter col DVD cambiare e non sentire la differenza timbrica, e questo secondo me è una sciocchezza. È una sciocchezza perché, appunto, come dicevo prima, non è detto che in italiano una voce si incolli su quella faccia mantenendo lo stesso timbro dell'originale. Non è detto che sia così, non è così. E in quel caso, se a qualcuno è venuto in mente, ovviamente lo ringrazio a nome della famiglia. Non ho nessuna percentuale su tutto il commercio, perché tutti ogni tanto dicono, mazza, ma sto SpongeBob dappertutto, chissà, no, no, è un doppiaggio come un altro, non abbiamo la fortuna. Poi sì, chiaro che a volte su certe serie, no, chiaramente se hanno molto commercio, allora il potere contrattuale dell'attore aumenta, ma non è più così oggi. Non è più così né a Milano, a Roma, a Palermo, da nessuna parte. Senti, io sono abbastanza vecchio, per cui preferivo Kenshiro, per intenderci come il mio mito, quindi la voce che dai Kenshiro. Però anche perché è più semplice. Però è innegabile che SpongeBob sia appunto un fenomeno mostruoso. Ecco, la voce originale era dello stesso tipologia, cioè hai dovuto ricalcare in questo caso? Sì, anche se cambiamo alcune cose. Io peraltro, più vanno avanti gli anni, perché pure lui invecchia, e l'ho sentito anche nell'ultimo film che abbiamo doppiato, che segna l'età a lui, per cui lo senti che comunque non ha più tutti questi sovraccuti, o magari poi anche lì, magari quando ha registrato la colonna per quel film, magari non era in gran forma. Però sì, è chiaro che ricalchi specialmente lo spirito. E la timbrica, certo, è quella lì, è tutta in alto, per cui la cosa che cambiammo, per esempio, fu la risata. Perché la risata in originale però è proprio campionata, è campionata, cioè lui la fa in originale proprio percotendo, cioè le fa una roba del genere, che inizialmente facemmo anche noi, non ci piaceva, e dopo forse se andate a prendere i primissimi episodi forse era ancora così, poi dopo l'abbiamo invece reinventata perché ci faceva più ridere. Sì, è una delle cose che a volte si fanno, insomma. Infatti è venuto fuori di recente, perché quando io sono andato in sala mix a controllare il film, e avevano tenuto, quando ti arrivano delle colonne audio con gli special, cioè magari degli effetti, dei suoni, delle risate, che si tiene l'originale in quei casi. Tra gli altri special c'era anche la risata, sia di Patrick sia di SpongeBob. Io faccio il controllo mix, faccio un salto sulla poltrona e ho detto no. No, ma come? Sono 20, 15 anni che ridiamo in un altro modo, allora vai a cambiare tutto. Vabbè, ascolta Claudio, grazie mille. Ti chiedo se vuoi fare un saluto ai lettori e speriamo anche agli ascoltatori, perché altrimenti è inutile di nerdando. mi hanno detto di là, con la voce di SpongeBob. Ciao! No, io vi saluto con la voce mia. Sono contento. A me non piace nessuna forma di fanatismo, mi piace la passione in qualunque cosa. La vostra è passione, se siete tutti come lui, e ci credo. Sapete bene che sono lontano da ogni... è raro che io faccia queste cose, ma non perché me la tiri, come tanti dicono, ma perché mi piace alla fine dello spettacolo chiudere il sipario e che rimanga lo spettacolo in qualunque sua forma, non l'attore che vuol dire, hai visto, sono stato figo, non mi piace. Quindi mi piace la passione, tenetevi la passione, criticate, fate, ma rimanete con quell'amore lì. Ciao a tutti! Va bene, grazie mille. A voi.